Cavalese con Filippo Lanza, anche quest'anno con la nazionale, per te è stato uno step ulteriore perché arrivi dopo i giochi del Mediterraneo alla Final Six di World League, in cui hai portato a casa anche la medaglia di bronzo, meritata, hai giocato. Sì, sì, mi hanno confermato in questo gruppo, sono veramente molto contento di poter lavorare ancora con loro per un obiettivo importante che è quello dell'europeo. Adesso siamo qui a Cavalese da pochi giorni, stiamo lavorando a livello fisico soprattutto e sono allenamenti molto difficili appunto, però stiamo lavorando per costruire un metodo di gioco un po' differente da quello che avevamo con la World League. Adesso speriamo in bene, se procederà tutto, allora resterò col gruppo, sarà sicuramente da imparare molto. Per te è stata un'estate senza pause, perché subito dopo la finale scudetto sei andato subito in nazionale, poi hai fatto i giochi del Mediterraneo, insomma è stata un'estate senza pause ma molto soddisfacente. Sì, sì, per fortuna vengo anche da una serie di estati passati con le pre-juniores, o juniores comunque nazionali, dove si lavorava tutto il periodo estivo, quindi alla fine a me non pesa e mi pesa relativamente. Abbiamo fatto adesso 20 giorni di stacco che sono stati veramente fondamentali, ho rivisto famiglia e tutto, quindi ho salutato, adesso abbiamo questi 2 mesi di lavoro molto intensi in cui mi ci voglio dedicare completamente. Capitolo Trento, può essere quest'anno l'anno della svolta della tua carriera? Io ci credo per tanti motivi, perché in realtà ho molta voglia di giocare, io personalmente credo nella potenzialità di tutti gli altri ragazzi, perché sono comunque atleti che hanno un percorso di esperienza molto alto, abbiamo la fortuna di avere Roberto Segnotti che comunque ne capisce molto di pallavolo e saprà sicuramente indirizzare questa squadra. Sono convinto che faremo bene, anzi aspetto solo il momento di poter giocare la prima partita. In Argentina hai rivisto anche Sokolov, cosa vi siete detti proprio in vista della prossima stagione? Beh, senz'altro non abbiamo parlato di pallavolo perché io con lui ho un rapporto insomma d'amicizia, abbiamo parlato di cose varie, appunto lui sta molto bene, era felice, era contento, poi è un periodo d'oro per lui, sta andando molto bene, sono contento per lui, gli faccio i miei complimenti e un arrivederci a Trento. Il 9 ottobre c'è la Supercoppa, prima ci sono gli europei, ma guardando per Trento già il 9 ottobre come serata potrebbe essere un appuntamento importante. Senz'altro, appunto la Supercoppa è una gara secca e come tutti i V-Day e la Trentino Volley sa anche di esperienze magari un po' negative, che è una partita secca, nessuno è la favorita, nessuna è la sfavorita. E noi andiamo lì sicuramente con un meccanismo ancora da instaurare in questa squadra, però possiamo giocarcela senz'altro con tutti, perché anche loro hanno nuovi innesti e appunto possiamo fare una gran partita. In banda c'è tanta gioventù, tanta voglia di arrivare bene, di fare bene in posto 4 di qua a Trento, Ferreira, Lanza, Fedrizzi, De Paola, un vantaggio o uno svantaggio? Beh, è sempre un vantaggio appunto avere tante possibilità di giocatori giovani, siamo tutti un po' intercambiabili, le partite sono tante e il campionato è lunghissimo. Ci sarà la possibilità sicuramente di far giocare tutti, io il mio posto me lo voglio tenere ben saldo e appunto darò il massimo per dar sicurezza in quella zona che magari possiamo un po' cedere di meno, ecco. Speriamo bene. Ci rivediamo a Trento in ottobre allora. Ok, ciao a tutti i tifosi.